E attenzione dunque a Jacopo Botto, classe 1987 per lo schiacciatore di La Spezia, che chiama in ricezione Vujovic, Daldello per Vincenzo Tamburo, sulle mani del muro e palla vincente dell'opposto che gioca benissimo il colpo del 26 pari. Sta diventando veramente un giocatore completo Tamburo, un giocatore difficilmente prevedibile. Vediamo adesso Vujovic. Goran Vujovic, capitano della Sir sul 26 pari dopo 4 set ball Perugia. Scusate, il pallone di Pinelli per l'attacco di Van den Dries. È out! La palla di Van den Dries che chiede un tocco che non c'è stato. 27-26 e dunque dopo 4 set ball sprecati da Segrate c'è il primo per Perugia sul 27-26 e nelle mani di Goran Vujovic, il capitano dei Block Devils, alla palla per portare a casa l'1-0. La ricezione di Segrate direttamente in campo a Perugia, dove chiude Petric l'errore clamoroso di Braga che ha regalato un comodissimo set ball alla Sir. Vediamo la scelta del giocatore della Repubblica Ceca, tira forte su Vujovic, la risposta di Perugia con l'attacco di Nemanja Petric e il muro vincente, attenzione, sul il primo colpo in attacco sbagliato probabilmente da Petric, quello che regala quota 23 alla formazione lombarda e su questo 23-24 il time out di Boban Kovac. Sì, stavolta loro sono andati benissimo contro il nostro giocatore più forte in attacco in questo momento. Stavo guardando Fabbroni, io credo che un atleta dopo un infortunio lì sia curioso di sapere quello che ha, e lui lo sa quello che ha, ma più che altro ne compromette la Coppa Italia, compromette il prosieguo, difatti è molto abbattuto, che i dolori muscolari sono veramente un qualcosa di misterioso che va, il sintomo c'è e la lesione c'è, quando guarisco? Boh. 24-23, c'è ancora una palla per chiudere a disposizione di Perugia. La palla arriva dal campo opposto, dove in battuta c'è Kamil Baranek, 29enne di Praga, il giocatore che si concentra per servire sul 23-24 e sbaglia. E questa è l'ultima palla del secondo set, 25-23, e Perugia può sognare avanti 2-0. Nick Daldello sul 25 pari, il suo servizio tocca la rete, Russo, poi Pinelli per Van den Dries, il pallone è out, errore del belga e attenzione alla prima palla set, ma non è solo palla set, è palla match per Perugia che può scrivere una vittoria per 3-0 su Segrate, 26-25, sarebbe un colpo fantastico per Perugia. Adesso si cerca di rubare minuti, secondi, scusate, alla concentrazione di Daldello con Capitan Russo. L'arbitro qui commette un errore perché il giocatore non deve avvicinarsi al referto ufficiale. È l'arbitro che deve prendere il foglio formazione e darlo, non può avvicinarsi lì. E allora match ball Perugia con Nick Daldello sul 26-25, 2-0 per la Sir, la battuta di Daldello, la ricezione di Canzanella, il pallone di Pinelli per l'attacco di Botto, il muro vincente di Perugia, signori, e questo è un capolavoro, è il 27-25 che consegna la vittoria a Perugia che questa sera è la capolista del campionato di Serie 2. Con questo successo pieno, bottino pieno della Sir che supera per 3-0 Segrate, che fino a qualche settimana fa sembrava lontana, una distanza siderale, e invece stasera Perugia ha schiantato per la prima volta nella sua storia Segrate con questo 3-0. È una vittoria straordinaria perché porta Perugia stasera in vetta alla Serie.